Anche a Teramo i sindacati di CGIL, CISL e UIL oggi 1 maggio sono scesi in piazza per la festa dei lavoratori. Lo slogan dell'iniziativa dei tre sindacati quest'anno è l'Italia sicura con il lavoro. L'obiettivo è stato quello di ribadire con forza che la ripartenza per il nostro paese è possibile e bisogna farlo in totale sicurezza. Consapevoli che il lavoro e il vaccino sono l'unica medicina possibile per poter garantire un futuro migliore. Ripartire con l'iniziativa sindacale. Anche perché siamo convinti, come diciamo nel nostro slogan, che l'Italia si cura col lavoro, riparte con il lavoro, perché senza il lavoro non avremo in qualche modo una prospettiva alla quale che potrà essere affidabile e sulla quale avere fiducia. L'altro messaggio che vogliamo mandare forte da questa piazza è quello di dire che il lavoro riparte se il mondo del lavoro in ogni caso è considerato, se il mondo del lavoro sta ai tavoli, se nella prospettiva, nei progetti che anche attraverso il Recovery Fund devono essere fatti, il mondo del lavoro ha una voce, ha un ascolto. Ecco, noi pensiamo che su questo è il messaggio che oggi in pratica vogliamo mandare anche da questa piazza, ma come tutte le altre piazze d'Italia. E abbiamo pensato che il miglior modo per festeggiare questo 1 maggio così particolare fosse proprio quello di dare voce a tutta una serie di categorie di lavoratori che hanno vissuto questo anno e mezzo in condizioni particolari, per cui sono state raccolte testimonianze di partite IVA, di lavoratori in somministrazione, di persone che lavorano nelle case di riposo, nelle ASL, di liberi professionisti. E il modo migliore per suggellare questa testimonianza era affidare la lettura di questi testi a degli attori che rappresentano anche loro una categoria duramente colpita dal Covid. Un messaggio molto importante, perché dopo le riflessioni drammatiche che abbiamo avuto dai lavoratori che hanno avuto delle esperienze particolari in quest'ultimo periodo di pandemia, è necessario mandare un messaggio di speranza ma di ripresa. Noi questo 1 maggio l'abbiamo voluto celebrare con una riflessione su quello che è accaduto, che ci deve insegnare che cosa dobbiamo fare per il futuro. Vogliamo trovare persone che lavorino e che abbiano una serenità nel futuro, e quindi il nostro è un messaggio soprattutto di speranza e di ripresa, perché siamo convinti che tutti insieme, con della progettualità ben definita e con l'aiuto delle istituzioni, riusciamo sicuramente a trovare un futuro migliore per noi, per i nostri giovani e per tutti i lavoratori che in questo momento stanno soffrendo.